Con Di Francesco vi ha comunicato qual è il suo possibile futuro, se c'è un'offerta della Roma di cui si parla tanto. No, ci incontreremo in questi giorni, per cui non abbiamo ancora parlato con lui. Penso che in settimana fisseremo sicuramente un incontro. Con la Roma ci sono ancora in ballo gli affari dei Trelli e Pellegrini, cioè, potrebbero andare entrambi in giallo-rosso? No, beh, diciamo che l'unica cosa che abbiamo in ballo con la Roma è soltanto Pellegrini, perché per quanto riguarda De Frelle è una cosa di gennaio, per cui non sappiamo se adesso la Roma può avere ancora interesse per questo giocatore. Per quanto riguarda Berardi si parla molto di Inter. Ma Berardi è un giocatore che ha appetito da tanti club, noi con l'Inter per ora non abbiamo ancora parlato, per cui diciamo che è tutto prematuro, anche perché la volontà come Sassuolo Calcio è anche quello di far sì che Berardi possa rimanere con noi. E su Pellegrini appunto, quante possibilità ci sono che si concretizzi il suo ritorno alla Roma? Ma diciamo che noi abbiamo questo accordo con la Roma, per cui a fine stagione si deciderà un po' il suo futuro. Credo che già in base a quello che era già stato fatto, già era stato richiesto dalla Roma il mese di gennaio, Pellegrini era nella volontà della società giallorossa di riportarlo a casa, però abbiamo preferito tenerlo ancora noi fino almeno al termine della stagione. Poi ci incontreremo anche con la società e capiremo un po' quello che si vorrà fare, però è una cosa che più che altro dipende dalla società giallorossa. Potrebbe essere un pilastro della Roma di Francesco Pellegrini? Io credo che Pellegrini sia uno dei giocatori dei giovani più importanti, per cui penso che potrà essere il pilastro addirittura della nazionale, non soltanto della Roma.